Ciao ragazzi, nuovo video tutto tech. Torniamo a parlare di Fire Stick, la Fire Stick TV, questo prodotto che ha spopolato per quanto riguarda il mondo Amazon. Vi ricordo che è quel prodotto che rende smart qualsiasi televisore al quale lo attaccate. Sì, lo so che ci sono tanti che adesso sono felici possessori di televisori smart che hanno già tutto quanto integrato, però per coloro che magari hanno un televisore un po' più datato, magari nella seconda casa al mare o in montagna, potrebbe essere una grossa soluzione per risolvere tanti problemi. Parliamo appunto di problemi. La vostra Fire Stick inizia ad avere qualche rallentamento? Si inizia a bloccare, ha dei crash, le app fanno fatica ad aprirsi oppure vanno in crash addirittura le app, fa fatica a caricare lo streaming o comunque tutta una serie di problemi legati alla funzionalità del prodotto. Bene, in questo video andiamo a vedere come riavviare la Fire Stick TV in modo tale da chiudere le app e riavviare tutto quanto il sistema. E nella maggior parte dei casi i problemi si risolvono così. Vi dico subito che se questo metodo non dovesse funzionare potrebbe essere causa anche di surriscaldamento della Fire Stick, e tant'è che mettono all'interno della confezione una prolunga, un HDMI maschio-femmina, e questo fa sì, non solo vi dà più agilità per poter montare il prodotto al vostro televisore, ma bensì allontana anche il prodotto dal televisore e questo riduce il surriscaldamento della stessa. Poi parecchi utilizzano l'USB per alimentare la Fire Stick, però in alcuni casi l'USB del televisore non è sufficiente ad alimentare in maniera corretta, soprattutto quando si fanno gli aggiornamenti ad esempio, la Fire TV Stick. Quindi quello che vi consiglio, se non dovesse funzionare questo sistema, è di scollegare la Fire Stick, tenerla ferma per qualche minuto, dopodiché ricollegarla e controllare se riprende a funzionare. Se questo non dovesse succedere, ora andiamo a vedere la procedura da eseguire. Prendete il vostro telecomando, lo so che potete riavviare la Fire Stick anche dal menu che è compreso all'interno della Fire Stick TV, però se anche quello dà problemi per poter accedere, potete farlo anche dal telecomando. Dovete premere contemporaneamente per circa 10 secondi il tasto play e il tasto centrale qui sulla ghiera. Una volta premuto questo, vedrete che si riavvierà la Fire Stick TV e dovete provare immediatamente a rieseguire le operazioni di apertura delle app, controllare se lo streaming funziona meglio, ma nella maggior parte dei casi questo sistema risolve parecchi problemi. Bene ragazzi, il video era molto breve ed era per potervi far capire come poter risolvere uno dei problemi che in alcuni casi possono venire fuori con la nostra Fire TV Stick. Detto questo ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!